Allora, grazie a tutti, scusate il ritardo. Abbiamo discusso ed elaborato lungamente e approfonditamente. Alla mia sinistra i due nuovi capigruppo al Senato e alla Camera, che danno l'idea anche di come la Lega stia cambiando marcia anche a livello nazionale. Gianmarco Centinaio di Pavia e Massimiliano Federica di Trieste sono i due capigruppo del Movimento al Senato e alla Camera. Penso che siano fra i più giovani, se non i più giovani in assoluto da questo punto di vista. Alla mia destra un altro giovane che guida Regione Lombardia. Fra le altre decisioni del Consiglio federale, oltre a scelte interne e a diversi ricambi di ruoli interni, che però non penso siano di massimo interesse mediatico, un autunno verde, non alla Camusso, ma di impegni sul territorio di marcatura a uomo a Renzi, a Sua Maestà Renzi, che tanto in fretta si è gonfiato e tanto in fretta contiamo si sgonfi. Non gli faremo passare neanche un quarto d'ora di chiacchiere in tranquillità. Il primo appuntamento sarà domenica 21 settembre a Cittadella, nel cuore del Veneto, 3 giorni dopo il referendum per l'indipendenza della Scozia. L'appuntamento ha un fondale con bandiera di San Marco scozzese e catalana, nonché lombarda, e il titolo dell'iniziativa, che si propone di coinvolgere alcune migliaia di persone, parecchie migliaia di persone, è Futuro e Indipendenza, perché in tutta Europa soffia il vento dell'indipendenza, anche ai confini dell'Europa, in Crimea per intenderci, e ribadiremo anche in quell'occasione l'idiozia e l'autolesionismo delle sanzioni economiche nei confronti della Russia. Però sarà una giornata dedicata alle indipendenze, che in Italia sono tante, non solo a nord ma anche a sud. Inviteremo alcuni esponenti, sardi, siciliani, salentini, tutte quelle realtà che si sentono vittime delle scelte di Bruxelles e dello Stato italiano e hanno voglia di dare una mano alla Lega sulla via dell'indipendenza. Quindi da lì ripartiamo, anche perché il governo Renzi ha bloccato il referendum sull'indipendenza del Veneto, che invece noi sosterremo con tutte le energie e l'entusiasmo possibile. Il secondo appuntamento non riguarderà alcune migliaia di persone, ma abbiamo l'ambizione, un po' matto, di riempire Piazza Duomo con 100.000 persone sabato 18 ottobre. Il titolo dell'iniziativa sarà Stop Invasione. Mi sembra di immediata comprensibilità. Sabato 18 ottobre sarà il primo compleanno di quella boiata che è Mare Nostrum, 1 miliardo di euro di spesa che dovrebbe essere destinato ad altri capitoli, e soprattutto, per quanto ci riguarda, la parola fine a un'esperienza totalmente fallimentare. Quando è cominciato Mare Nostrum, il ministro Alfano disse farà diminuire gli sbarchi. Stiamo assistendo a un'invasione senza precedenti, quindi chiameremo a raccolta da tutta Italia, in Piazza del Duomo a Milano, non solo i leghisti, ma tutti quei soggetti politici, associativi, che vogliono ribadire che i confini vanno difesi se hanno un senso, e che le forze dell'ordine e l'esercito servono a difendere i confini e non ad agevolare l'invasione. Quindi probabilmente quel giorno ci sarà qualcuno a Roma che festeggia, e noi vogliamo rovinare il primo compleanno degli amici degli invasori, e quindi scommettiamo di riempire Piazza del Duomo come mai nessuno è riuscito a fare in precedenza. Da ultimo, per metà novembre, però non diciamo tutto oggi, stiamo preparando con un gruppo di avvocati, fiscalisti e commercialisti una giornata di resistenza fiscale per far dimagrire lo Stato italiano e danneggiarlo legalmente dei suoi introiti, che poi spende in maniera assolutamente folle, coinvolgendo tutti quelli che producono qualcosa di utile per il prossimo: artigiani, commercianti, imprenditori, partite IVA, agricoltori, forze dell'ordine, che forse per merito di Renzi per la prima volta nella storia sciopereranno. Quindi una giornata in cui metteremo a dieta lo Stato in maniera legale ma assolutamente evidente. Quindi settembre, ottobre, novembre, ammesso e non concesso che Renzi a novembre ci arrivi. Se ci sarà qualcun altro, offriremo le nostre proposte a qualcun altro, però visto che il resto del centrodestra non è pervenuto, anzi perviene spesso e volentieri a tavola con Renzi,
Per quanto ci riguarda, continuiamo a ritenerci l'unica alternativa possibile al renzismo che sta prendendo una china molto pericolosa, e quindi vediamo di esserci, e le piazze a Cittadella, a Milano e in tutta Italia dimostreranno che ci siamo. Siamo tanti e siamo incazzati e abbiamo delle proposte. Ovviamente verranno coinvolti tutti i nostri amministratori locali e i due governatori in primis, quindi cedo la parola a Roberto Maroni. Su queste iniziative noi siamo, anche dal punto di vista del governo della regione, siamo assolutamente in linea. Sono i temi nostri, primo quello di Cittadella, futura indipendenza. Noi abbiamo organizzato, stiamo portando in consiglio regionale il tema del referendum sulla regione a statuto speciale. So che ci sono opinioni varie. Il nostro obiettivo è quello di ottenere il via libera dal Consiglio regionale, anche se lo statuto prevede una maggioranza qualificata che è superiore ai numeri che abbiamo, ma pensiamo di essere in grado di convincere una parte dell'opposizione almeno a sostenere la richiesta di referendum, perché referendum, cioè dare la parola al popolo sovrano, è un esercizio di democrazia di cui non bisogna aver paura. Il governo inglese ha avuto anche il coraggio, bisogna ammetterlo, di consentire alla Scozia di fare il referendum solo in Scozia. Il governo italiano invece ha bocciato la legge del Veneto, e noi vogliamo dimostrare che il referendum è un segno di grande democrazia. È il popolo, la sovranità appartiene al popolo, non a chi peraltro non è stato neanche eletto a governare, perché Renzi è arrivato così. Quindi per quanto riguarda l'appuntamento di Cittadella e sugli altri due temi, naturalmente l'ultimo si lega con questo, quello della resistenza fiscale, perché il referendum serve a sentire l'opinione del popolo lombardo sulla opportunità di avere anche in Lombardia lo status di regione a statuto speciale. Il nostro modello è quello lo statuto siciliano, che prevede che il 100% delle tasse pagate dai siciliani rimanga in Sicilia. Sarebbe per noi la soluzione di tutti i problemi. Non si capisce perché la Sicilia può essere una regione a statuto speciale, la Lombardia no, più speciale di noi da tutti i punti di vista, ce ne sono poche di regioni in Europa. E l'invasione Mare Nostrum da governatore, da ex ministro dell'Interno, devo dire che veramente questo governo ha dato il peggio di sé su questo tema. Ha gestito, anzi non sta gestendo la crisi, non la sta gestendo, punto, non è un giudizio di merito, la sta gestendo male, non la sta gestendo. È di oggi, poche ore fa, la notizia che il governatore della Baviera ha detto intendiamo ripristinare i controlli ai confini con l'Italia e con l'Austria, intendiamo ripristinare i controlli ai confini perché stanno arrivando clandestini che l'Italia considera profughi, ma senza fare quello che deve fare, disapplicando la legge. E questo veramente è una storia incredibile, oltre ai soldi che sono stati spesi, perché viene messo a carico delle comunità l'onere di gestire una crisi che il governo si rifiuta di gestire. Chiude gli occhi, mette la testa come gli struzzi dentro la sabbia. In più i prefetti fanno richiesta ai comuni e ai sindaci di mettere a disposizione gli alloggi sfitti addirittura, facendo una cosa che non è neanche consentito fare dalla Costituzione. Giustamente i sindaci, non solo quelli della Lega, rispondono di no. Per quanto riguarda la Regione, l'ho già detto e lo ribadisco, e l'ho detto a Renzi, l'ho detto ad Alfano, l'ho detto a tutti i prefetti, noi non siamo disponibili a mettere a disposizione strutture della Regione per questo scopo. Faremo quello che ci obbliga la legge a fare, controlli sanitari da parte dell'ASLA, ma nessuna risorsa della Regione
regione potrà essere messa a disposizione, perché la regione non è stata coinvolta. Noi non accettiamo di ricevere indicazioni dal prefetto, ordini dal prefetto per fare qualche cosa che non è neanche nelle nostre competenze e che soprattutto impegnerebbe i soldi dei Lombardi. Li spendiamo per altre finalità. Camera e Senato, questa settimana ci sono informative urgenti sul terrorismo internazionale di matrice islamica, a riprova del fatto che non solo noi chiederemo il 18 ottobre con forza lo stop a Mare Nostrum, ma visto che ormai è di moda in molti comuni gestiti dalla sinistra l'apertura di moschee, evidentemente sarebbe un suicidio. E quindi chiederemo referendum a livello locale, ovunque ci sia un amministratore locale che voglia dare spazio a una comunità che non si dimostra particolarmente tollerante. Fortunatamente si leva qualche voce finalmente anche dalle parti della Chiesa Cattolica. Abbiamo visto il Vescovo di Imola che ha detto: condannano gli episodi di violenza oppure se ne tornino a casa loro. Ecco, per noi il modello Imola è assolutamente da esportare. Domande? Allora, sul centro e il sud entro poche settimane, spero entro la fine del mese, ma non voglio fare come Renzi che ha delle scadenze che poi non rispetta, quindi dico entro poche settimane presenteremo un soggetto autonomo dalla Lega che raccoglierà tutte le energie positive, le associazioni, gli spunti e le esperienze politiche che vogliono avvicinarsi al nostro messaggio da Roma in giù. Per intenderci, ci sono centinaia di amministratori locali che stanno aspettando questo contenitore e lo presenteremo a breve. La Lega Nord continuerà a essere Lega Nord, però alcuni principi guida, le battaglie contro Bruxelles e contro l'euro, le battaglie contro l'immigrazione clandestina, le battaglie per l'autonomia, il federalismo o l'indipendenza addirittura, sono molto sentite anche al centro e al sud, quindi a breve nascerà questo soggetto che sarà non calato dall'alto, ma proverrà dalle realtà locali e sarà assolutamente complementare alle battaglie della Lega. Sulle primarie mancano i soggetti, quindi vedremo, quando ci saranno altri soggetti faremo le primarie. No, scusami, sono qua. A parte le primarie, tu hai detto che siete gli unici oppositori a questo governo, quindi i rapporti con Forza Italia e il Nuovo Centrodestra in vista anche delle città metropolitane quali sono? Beh, il Nuovo Centrodestra non è né nuovo né di centrodestra, almeno a livello nazionale. Un conto è amministrarci a livello locale, come stiamo facendo e bene in tanti comuni e nelle due regioni che governiamo. A livello nazionale è assolutamente organico e tappetinizzato a Renzi. Quindi evidentemente non è annoverabile fra forze con cui dialogare. Da Forza Italia aspettiamo di capire che intenzioni hanno, perché se uno deve decidere in base a quello che stanno votando a Roma, ovvero sia con Renzi, tutto il contrario di tutto, per il momento, per quanto ci riguarda, è un interlocutore a livello locale, a livello regionale, ma a livello nazionale, se gli voti la riforma del Senato, la riforma della Costituzione, la legge elettorale e se gli mantieni il numero legale, è difficile ipotizzare altri tipi di ragionamenti. Quindi per il momento ci sentiamo soli. Soli ma forti, lo dicono i sondaggi, ma non solo i sondaggi. Io volevo capire meglio cosa significava questa battaglia fiscale ma legale, cioè in che senso? Cioè non sarà uno sciopero? E poi chiedere di nuovo sulla coalizione di centrodestra, se c'è una possibilità di dialogo, di incontri, anche a breve, in vista delle regionali. Noi dialoghiamo con chiunque ci chieda di dialogare, questo non vuol dire che ci sia una prospettiva politica, evidentemente. Se devo dialogare con qualcuno, l'unica forza di centrodestra in questo momento mi sembra Forza Italia, anche se non sta facendo opposizione, non ho incontri a breve in calendario. Per quanto riguarda la giornata di venerdì 14 novembre,
sta nascendo con tantissima carne al fuoco, che coinvolgerà tantissimi soggetti diversi, e noi puntiamo che serva a mettere veramente paura ai cassieri dello Stato, però la presenteremo quando il pacchetto sarà completo, ma vi assicuro che stiamo organizzando qualcosa da Bolzano a Lampedusa che possa coinvolgere non alcune migliaia ma alcuni milioni di contribuenti, anzi alcuni milioni di tartassati, perché il livello fiscale in Italia non parla di contribuenti ma parla di sanguisughe, e quindi quando il pacchetto sarà completo lo presenteremo. Però vi posso dare l'indirizzo del sito che stiamo allestendo per la giornata, che mi sembra abbastanza eloquente, non è ancora online perché lo stiamo riempiendo di contenuti, è www.nonpago.com. Anche. Disobbedienza. Volevo sapere sul Job Act, se voi intendete in questo senso incalzare il governo. E di poco fa, davanti a Palazzo Marino a Milano, un gruppo di cosiddette madri nella crisi, sono delle operatrici sanitarie, hanno issato una croce di fronte a Palazzo Marino, perché sono da 70 giorni sul tetto del Policlinico e chiedono di poter essere riassunte. Sono state licenziate, secondo loro ingiustamente, sono oltre 70. Cosa la Lega intende fare su questo, sul Job Act, e di conseguenza come intendete intervenire su questo tema? Anche perché ho scoperto che queste operatrici sanitarie venivano assunte a tempo indeterminato a chiamata. Cioè, esiste un contratto che è a tempo indeterminato a chiamate in Regione Lombardia, cioè, voglio dire, che cosa può fare la Lega? Beh, in Italia esistono fattispecie nuove, strane, a livello mondiale c'è anche un acconto del 104%, quindi dal punto di vista fiscale, quindi non abbiamo finito di stupirci di nulla. Do la parola a Massimiliano, che si occupa anche di tematiche di lavoro e previdenziali. Posso solo dire che il nostro Jobs Act, per far ripartire le assunzioni del lavoro, non riguarda l'articolo 18 o le menate di Renzi, ma riguarda la proposta di un'aliquota fiscale unica, secca, uguale per tutti, del 20%, che funziona in 40 paesi del mondo, che dal nostro punto di vista farebbe ripartire l'economia in Italia. Il nostro Jobs Act è quello, è la flat tax, per rimanere all'inglese. Però, visto che ci sono dei lavori parlamentari in corso... Grazie. Se noi contestiamo come è stato costruito il Jobs Act, perché il lavoro non si crea riformando la contrattualistica dei diversi settori. Le aziende, anche se si elimina l'articolo 18, si fanno i licenziamenti in mezz'ora, se non hanno nulla da produrre, non sono competitive, non assumono nessuno. Quindi bisogna confrontarsi con la realtà dei fatti e non cercare semplicemente di portare avanti l'ennesimo disegno di legge o l'ennesimo decreto, semplicemente perché così facendo il governo ritarda il confrontarsi con la realtà, e quindi le promesse di Renzi possono andare avanti senza mai trovare una soluzione definitiva. Quello che ha detto Matteo, ovviamente noi puntiamo primo sulla flat tax, perché noi dobbiamo rendere competitive le imprese. Ovviamente non vogliamo illudere nessuno, sappiamo che rendendole competitive non è che il giorno dopo assumeranno, però è un progetto a medio periodo che può rilanciare il paese e rilanciare il lavoro. In secondo luogo, il referendum per cui abbiamo raccolto le firme. Per dare una risposta immediata a quel 43% di disoccupazione giovanile, bisogna abolire la riforma delle pensioni Fornero. Anche un bambino può capire che in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa, se blocco il ricambio generazionale tenendo fino ad 8 anni in più le persone sul posto di lavoro, ottengo quel 43% di disoccupazione giovanile, quel 13% di disoccupazione generale, che non è dovuto soltanto alla crisi economica, sicuramente ha contribuito, una crisi che ha colpito l'Europa e l'Occidente, ma in gran parte è dovuto a delle scelte politiche che hanno una madre che si chiama Fornero, ma anche un padre che si chiama Partito Democratico di Renzi. Non è, quelle riforme sono state votate in un Parlamento e adesso sembra che siano figlie di nessuno. In realtà quelle hanno contribuito a creare quei dati drammatici sulla disoccupazione. Noi chiediamo due cose: non facciamo mille voli pindarici, non facciamo una promessa al giorno, diciamo queste sono le due soluzioni per andare ad affrontare il dramma della disoccupazione che sta colpendo in maniera drammatica i nostri cittadini. Ci interessano anche le scelte interne al partito di cui... nuovo comitato amministrativo, che è composto da Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli e dal dottor Giulio Centemero, commercialista, che si occuperanno della situazione economica del movimento. Abbiamo fissato i congressi in Friuli, in Trentino e in Romagna. In Lombardia? No.
Yes. Grazie mille. No, ultima domanda. Stamattina si è costituito a Bergamo l'imprenditore Monella, che era quello che aveva avuto, insomma, per legittima difesa, aveva sparato e ucciso un ladro albanese. La Lega aveva chiesto, a dire la verità, anche con il Partito Democratico, un atto di clemenza. Non mi pare ci siano novità da parte del Quirinale. Chiedevo se c'era, insomma, qualche novità, qualche nuova iniziativa che immaginavate di portare. Esprimiamo totale vicinanza a questo imprenditore incredibilmente incarcerato, alla sua famiglia. Lo andiamo a trovare oggi, lo andremo a trovare nei prossimi giorni, non lo lasciamo da solo. Ogni ora passata in carcere da un uomo che ha difeso la sua famiglia, la sua casa e i suoi beni è un'ora rubata alla vita di questo imprenditore. Abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere la velocizzazione della presa in esame della domanda di grazia, che è ricomparsa sui tavoli del Ministero della Giustizia dopo era stata smarrita, e quindi lo abbiamo fatto nei mesi scorsi, a maggior ragione lo facciamo oggi. Cercheremo di far esprimere il più velocemente possibile il Presidente della Repubblica su questo tema, e se servisse ci vado anche io personalmente, cosa che non ho mai fatto, a parlare col Presidente della Repubblica, perché penso che sia una causa per cui ne valga assolutamente la pena. Detto questo, vicino all'imprenditore non c'è solo la Lega, ma c'è un'intera comunità e un'intera provincia. E quindi speriamo che la detenzione, e già di pronunciare questa parola incredibile, duri il meno possibile, nel momento in cui il Parlamento depenalizza lo spaccio e altre fattispecie di reato. Pensare che c'è in galera un imprenditore che col suo lavoro porta avanti la sua famiglia perché si è difeso all'interno della sua proprietà, lascia esterrefatti. Detto questo, gli staremo vicini ora per ora da tutti i punti di vista.